Il giorno in cui il bambino si rende conto che tutti gli adulti sono imperfetti, diventa un adolescente. Il giorno in cui li perdona diventa un adulto. E il giorno in cui perdona se stesso diventa saggio. Alden Nolan. Distanti nel tempo ma accomunati dagli stessi dubbi e tormenti, la Disney ha sempre usato il linguaggio dell'emotività umana e con un riguardo in più verso bambini e adolescenti, ma senza mai dimenticare gli adulti. Inside Out però è il primo vero lungometraggio di animazione degli studi Pixar ad essersi interamente focalizzato sull'unione di queste tre fasi della nostra vita, sul problema dell'esistenza, una domanda che ci affligge prima ancora che imparassimo l'arte del pensiero, centrandolo nella sua pienezza, senza l'uso di metafore o di retorica, mostrando al pubblico quel cambiamento straordinario che è l'adolescenza. Lo stesso titolo vuole rappresentare questa metamorfosi. Inside out, dentro e fuori, oppure al rovescio. Non c'è locuzione migliore per descrivere quell'insieme di sentimenti che ci scaraventano fuori dalla piccola realtà dell'infanzia verso l'ignoto e la ricerca del fit in, del proprio posto nel mondo, quello sconvolgimento dell'essere di tutte le nostre certezze che vengono distrutte ma poi ricostruite. Al pubblico più attento non sarà sfuggito di certo il significato intrinseco del nome Riley, così grigio e anonimo, usato per entrambi i sessi normalmente, l'antitesi all'identità, nonché il significato dell'outfit della stessa Riley, ora colorato come le sue emozioni, ora grigio e nero come il nulla e la depressione. Ma questa non è che una piccola curiosità. Tra il 1936 e il 1939, uno dei più sottovalutati esponenti dell'esistenzialismo, Jean-Paul Sartre, compone due saggi che possono aiutarci a leggere Inside Out da un punto di vista, ormai siete abituati, filosofico. Prima di Sartre, l'io, inteso come identità, discendeva direttamente dall'essere, cioè Dio o il metafisico. In un'ottica più umanista, Sartre affermava che l'io trascende il metafisico, un concetto che riprende in Saggio di una teoria delle emozioni del 1939, ma che nello scritto del 1936, intitolato La trascendenza dell'ego, è già maturato in concetto di essere liquido che scorre verso l'esterno, dove la coscienza è vulnerabilmente aperta e si connette al mondo reale e alle coscienze degli altri. Cioè la coscienza non è sentire per l'essere, sentire per dono di Dio, o sentire nel essere, ma sentire nell'io e nel mondo. Non un dono, ma una capacità umana propria. Ora, chiunque sarebbe terrorizzato da questa affermazione già ingarbugliata così com'è. Per Sartre, l'essere come esistere è sì esistenza in sé, e quindi questo terrificante rapporto con il mondo e l'ordine delle cose, sia l'ancor più spaventoso essere per sé, ossia la capacità di dare significato alle cose interne ed esterne a noi, dove le emozioni sono strumenti di rapporto alla realtà. Dire, finalmente, che l'uomo è coscienza, per Sartre non solo significa che l'uomo e le sue emozioni, come in Kant, sono indice delle cose in maniera personale, ma anche che esso è slegato dal metafisico e dall'oggettivismo, ed egli è libero di attribuire significati diversi al mondo e a se stesso. Viene quindi da chiedersi, qual è il paradosso? C'è forse un limite a questa libertà? La libertà, intesa fino adesso, cioè l'espressione di se stesso, è in Sartre permanente conflitto esterno. Vale a dire che tutto quello che ci succede è soltanto causa nostra. Nel momento in cui l'individuo attribuisce significato alle cose, l'altro compie la medesima operazione. Nel momento in cui gioia realizza un ricordo felice, tristezza lo prospetta nella sua visione. Nel momento in cui il nostro io agisce, confligge con l'ego degli altri. E nel momento in cui cerchiamo il nostro posto nel mondo, gli altri fanno lo stesso, e in questo si genera una guerra perenne. Ma è forse possibile allora trovare un equilibrio, trovare un punto in cui queste forze in qualche modo si bilancino? In termini psicoanalitici, gli adolescenti in questa prima fase sono incapaci di comprendere l'esterno, proprio perché in transito da uno stato primario che è l'infanzia, di, potremmo quasi dire, egocentrismo, concentrazione solo su se stesso, riflessione delle proprie emozioni riguardo quello che è il mondo e, usando le parole di Sartre, in qualche modo anche più vero, ma verso uno stato, che è quello dell'adolescenza, di inconsapevolezza di sé, di messa in dubbio delle proprie emozioni e di quello che fino adesso si è imparato, e quindi incapacità di comprendere gli strumenti e oggetti che sono nuovi, stanno cambiando nel metodo e nella loro funzione relazionale dell'essere in sé e dell'essere per sé, proprio perché noi stessi stiamo cambiando.
e sono terrorizzati, adolescenti e adulti, dalla grande responsabilità che hanno verso se stessi e verso il mondo. Destino inevitabile in Sartre ed inevitabile per l'uomo, e di cui l'adolescente, che fino adesso non si è potuto prendersi responsabilità, paura. Eppure, Inside Out, essere in sé, e in profana aggiunta, essere all'infuori di sé, espandere la propria coscienza all'esterno, alla ricerca di conflitto, con i genitori, con la scuola, nello sport, con gli amici, ma un conflitto inevitabile in Sartre e necessario in Freud, perché garanzia della propria libertà e del metodo del conoscere se stessi e gli altri, maturazione e familiarizzazione degli strumenti che abbiamo citato. Ora, Sartre paragonava, anzi giustificava in senso di responsabilità umana, la guerra proprio a causa di questo conflitto, ma allo stesso tempo non nega la responsabilità dell'uomo verso il conflitto vero e proprio, anzi lo rende interamente responsabile verso di sé e gli altri. Come dell'opera del 1946, l'esistenzialismo è un umanismo, e più avanti nell'esperienza marxista degli ultimi scritti. Quindi l'uomo diventa, anzi deve essere responsabile della coesione sociale stessa, della responsabilità della sofferenza propria altrui. In Critica della ragione dialettica sarà importante per l'uomo restare in gruppo e non isolarsi, ma voi capite che durante il periodo adolescenziale tutto questo è spaventoso. Ed è proprio di questo che Inside Out vuole parlare. Di conflitto, e nella guerra è inevitabile la distruzione, ma questo non preclude la possibilità di una ricostruzione delle strutture abbattute. Certo, l'abbandono dei ricordi persi, ma la felicità per le cose ritrovate, la gioia e la tristezza che si mescolano dando vita alla nostalgia, un nuovo sentimento dove gli estremi trovano sempre un loro equilibrio e dove la comprensione di sé e delle proprie emozioni è il primo passo per conoscere gli altri e trovare il proprio spazio. È l'unicità delle nostre esperienze che rende le nostre vite degne di essere vissute. Karl Popper. L'esperienza si acquisisce imparando dai nostri errori, piuttosto che accumulando o associando osservazioni. Non per caso andiamo a inciampare nelle nostre esperienze e neppure le lasciamo scorrere su di noi, come una corrente. Invece, dobbiamo essere attivi, dobbiamo fare le nostre esperienze. Tramite l'esperienza di gioia e dolore, la coscienza viene in aiuto all'organismo, nei suoi viaggi di esplorazione, nei suoi processi vitali di apprendimento. Non vi mentirò, ero sinceramente preoccupato. Inside Out non si limita ad una fonte univoca di pensiero, ma anzi scava e unisce profonde visioni di etica morale ed esistenza. Il lavoro portato avanti da me e da GameX Files è stato ed è tuttora voluminoso e complesso. Ma lottando con la mia voglia di unire teorie filosofiche, psicologiche e sociologiche, sono riuscito a trovare una delle principali chiavi di lettura dell'opera. Prima di iniziare, però, vi ricordo che la psicologia, nonostante sia una disciplina giovane, fa risalire le sue origini addirittura a Ippocrate, il padre della medicina, e al suo più giovane contemporaneo, Platone. Aristotele, poi, allievo di Platone, può essere considerato un vero e proprio precursore di questa disciplina, in quanto il suo De Anima costituisce un vero e proprio trattato di psicologia. Contrariamente alla maggior parte dei filosofi e a tanti suoi contemporanei che consideravano le emozioni una degenerazione della natura razionale dell'uomo, Spinoza ha un atteggiamento diverso. Egli argomenta, al contrario, l'assoluta necessità delle passioni, necessità che caratterizza alla stregua di ogni altro fenomeno naturale, e rigetta una loro caratterizzazione come intrinsecamente buono o cattivo, sostenendo invece la legittimità di un loro studio scientifico. Gli affetti conseguono dalla stessa necessità e virtù della natura, dalla quale conseguono le altre cose singolari, e perciò riconoscono cause certe, mediante le quali sono compresi, e hanno certe proprietà, degne della nostra conoscenza, a pari titolo come le proprietà di qualunque altra cosa. Spinoza spiega la sua idea sull'origine, la funzione e il compito degli affetti. Adesso seguitemi perché non è semplicissimo. Ogni cosa, per quanto in sé, si sforza di perseverare nel suo essere, e se vi ricordate il video di Dark Souls, la natura tende a mantenere il suo stato di quiete e a perseverare nel suo essere. Tale sforzo, come essenza delle cose, è struttura comportamentale, il conatus, che, quando attiene l'intelletto, la mente, si chiama volontà, quando invece riguarda il corpo e la mente, è definito appetito. Quando l'appetito è cosciente di sé, abbiamo la cupidigia. Dalla cupidigia si generano quindi gli affetti primari, che altro non sono che uno stato d'animo successivo ad un passaggio verso una maggiore perfezione, la gioia, oppure la caduta ad una condizione peggiore, la tristezza. Da questi effetti primari si passa al concetto di bene e quello di male, e agli effetti derivati. Il bene per Spinoza è ciò che giova alla conservazione, il male ciò che ostacola la conservazione. Quindi non è un caso, non è per nulla un caso che gioia e tristezza
siano i protagonisti veri e veraci di questo film. Sono loro che portano noi spettatori alla vera epifania e analisi di questo film. Spinoza riprende l'affermazione che la conoscenza adeguata rende possibile la nostra attività e aggiunge che la conoscenza adeguata comporta un affetto di gioia. La conoscenza adeguata, infatti, dal momento che non dipende da altro, oltre che dalla mente che la concepisce, implica da parte della mente la contemplazione di se stessa. Questa contemplazione di sé, a sua volta, è resa possibile dal venir meno dai condizionamenti delle forze esterne, il che segnala un aumento della potenza della mente. La conoscenza adeguata e la nostra attività, in altre parole, vanno di pari passo con l'aumento della nostra potenza di agire e sono quindi accompagnate da gioia. Al contrario, la tristezza è dovuta ad una diminuzione della nostra potenza e si caratterizza quindi per un prevalere delle cause esterne rispetto alle quali siamo passivi. D'altro canto, se tutti gli effetti attivi provocano gioia, non tutta la gioia è provocata da effetti attivi. Sono possibili anche gioie causate da aumenti parziali, disarmonici e temporanei della nostra potenza di agire, i quali, a lungo andare, determinano uno squilibrio e provocano una diminuzione della nostra potenza globale, che porta con sé, indovinate cosa? Tristezza. La mente, sia in quanto a idee chiare e distinte, sia in quanto a idee confuse, si sforza di perseverare nel suo essere. E questa cosa è fantastica! Fantastica perché disgusto, rabbia e paura tentano di far perseverare la mente nel suo stato iniziale, ma non ci riescono perché non sono gioia, perché non sono tristezza. Per analizzare, poi, l'origine del potere che i cinque sentimenti hanno su Riley, io ho preso spunto da una chiara distinzione fatta dal sociologo tedesco Mark Weber nel suo saggio Economia e Società del 1922. L'origine del potere viene distinta in tre grandi macrocategorie: il potere di origine carismatica, il potere di origine tradizionale e il potere di origine razionale. Il potere di origine carismatica si fonda sull'obbedienza a un eroe militare o a una persona ritenuta di origine divina. Nel nostro caso, Gioia è il leader carismatico. Il potere di origine tradizionale è quello fondato sul culto delle tradizioni e genera di solito una monarchia. Nel nostro caso abbiamo i cinque sentimenti nati con Riley che moriranno insieme a Riley. E infine il potere di origine razionale, che è quello nato da un preciso e volontario accordo sociale in cui sono stati stabiliti rigorosamente le ragioni, i fini, i mezzi e gli organi della società. Per quanto riguarda il contest, invece, vi siete concentrati molto di più sulla parte psicologica che non su quella filosofica, anche se ho avuto qualche buon accenno, soprattutto da un ragazzo che ha preferito rimanere anonimo, il quale paragona la velocità dei pensieri e la velocità di provare emozioni. Vi dico subito che non è un argomento così immediato e così facile da trattare qui, quindi lo lascio come accenno, come ottimo spunto, e se un giorno volete ne potremo parlare in un altro video. A questo punto vi pongo una domanda: il viaggio di gioia e tristezza è un mero caso o è destino? È un caso che il ricordo melanconico venga creato così o no? Certo, mi direte voi, questa domanda si può adattare a un sacco di situazioni e a un sacco di film. Ma in questo caso c'è la componente della creazione del ricordo melanconico che mi fa balzare subito alla mente un famosissimo ossimoro, il caos deterministico. Sappiamo benissimo che il caos significa assenza di regole, irregolarità, imprevedibilità, mentre deterministico significa regolare, prevedibile e viene riferito a fenomeni ordinati e pianificabili. Un fenomeno descritto mediante un modello deterministico matematico, ovvero attraverso il calcolo di una funzione che da un input permette di determinare un unico output, viene in genere considerato prevedibile, come la vita di ogni giorno nella testa di Riley. Ma la scoperta del caos deterministico mette in crisi questa affermazione. La cosa bella è che modelli matematici non lineari e deterministici, cioè privi di termini stocastici, possono generare andamenti in apparenza imprevedibili e estremamente sensibili a piccole perturbazioni. Da un lato, questo diminuisce la capacità di fare previsioni mediante modelli matematici, quando non sono lineari. In un giorno di ordinaria follia si crea il caos nella mente di Riley, le emozioni gioia e tristezza scompaiono, ma attraverso questo caos creano la malinconia, che è una sensazione determinata e conosciuta dall'uomo. E vi ricordo anche che grazie al caos deterministico Edward Lorenz nel 72 ha coniato il cosiddetto effetto farfalla per indicare un evento di grande portata innescato da una causa quasi insignificante. Vorrei chiudere quindi il mio lavoro su questo film con una frase di Anthony Robbins: il nostro destino viene formato dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Non possiamo cambiare il vento, ma possiamo orientarne le vele. Sipario.